Lasciamo l'Alto Adige, raggiungiamo la Vis alle porte di Trento per parlarvi del succo di mela di qualità. Siamo qui nell'azienda di Cornelio e della sua famiglia. E sappiamo che Cornelio viene da queste esperienze legate al mondo del vino, quindi della qualità dei vini d'eccellenza, ecco, del nostro territorio, e hai voluto trasporre questa esperienza nel mondo della mela. Ecco, cosa ti ha spinto a questo? Sì, diciamo che ci sono stati diversi fattori, non è stato un fattore unico, ma l'idea di, assieme a mia moglie Fabrizia, che lei ha lavorato nel mondo della trasformazione delle mele per anni, era quello di cominciare a provare a trasformare le mele in prodotti di qualità come si fa col vino. Quindi partendo da cosa? Partendo da un prodotto di qualità, quindi in campagna. Siamo partiti da diverse varietà per arrivare sempre nel corso degli anni a spingerci su varietà resistenti che vanno benissimo per fare il succo. Una di queste, quella che hai in mano, è la Golden Orange, una, diciamo, simil golden appunto, che va benissimo per fare il succo ed è molto resistente. Un'altra varietà che abbiamo trovato che dà degli ottimi risultati nella trasformazione in succo è la Topaz. È una varietà resistente, scoperta una quarantina di anni fa e che dà dei risultati eccezionali. Perché? Perché è una giusta dose fra zuccheri e acidità. Ricorda anche un po' le mele di una volta, ha un sapore particolare e anche nel succo è ottima. Mentre degustiamo questo succo di mela a polpa rossa, che è una novità, volevo chiederti questo. Un altro segreto è rappresentato dalla tempistica. Cosa significa? Allora, esatto, per avere un buon, diciamo, ottimo succo di mela è importantissima la velocità. Cosa vuol dire la velocità? La velocità delle operazioni che si devono fare per trasformare la mela, ma bisogna partire dalla raccolta, che deve essere fatta nel momento giusto. Quindi trasformare le mele a cavallo della raccolta. Esatto, il più vicino possibile al momento della raccolta è il momento migliore, perché quando si raccolgono hanno un giusto tenore di croccantezza, zucchero e acidità. Quando assaggiamo questi prodotti, noi degustiamo un sorso di territorio, no? Diciamo così. Esatto. Perché? Perché la vostra azienda è al 100% legata al vostro territorio. Tutto ciò che raccogliete viene trasformato. Sì, perché la nostra produzione avviene qua a pochi chilometri di distanza, qui la trasformiamo e poi è anche una buona parte dei nostri prodotti viene consumata sul territorio, perché diamo i nostri prodotti ad alberghi della zona o a negozi turistici dove gli ospiti del Trentino possono acquistare i nostri prodotti. Conosciamo anche Fabrizia, la moglie. Vorrei ricordare che stiamo parlando di un'azienda familiare con i figli Lucky e Viola, e qui ci troviamo nella filiera, nel cuore della filiera per la produzione del succo, e Fabrizia ha fatto tesoro della sua esperienza in grandi imprese della trasformazione. Vediamo il succo di qualità all'interno del vostro laboratorio. Quali sono i passaggi chiave? Ecco, le mele quando arrivano in laboratorio vengono subito macinate, quindi pressate e subito poste in serbatoi in acciaio inox, dunque viene eliminato l'ossigeno. Quindi è importante? Importantissimo per evitare l'ossidazione, per avere il colore che desideriamo, insomma. A proposito di colore, un'altra particolarità è la bottiglia trasparente. La bottiglia trasparente esalta questa differenza. Come si può vedere, noi abbiamo tre tipi di succo, quattro tipi di succo, con colore fondamentalmente diverso. Certo, a seconda della mela. A seconda della mela, a seconda se è a buccia verde, gialla, tipo Granny Golden, oppure Fuji o Topaz, che hanno una buccia rossa. È importante evidenziare queste differenze. Come nel mondo dell'enologia, dove abbiamo vini monovarietali, anche qui
no? Abbiamo deciso per adesso sette tipologie di succo. L'esaltazione. Ecco. Va da un succo golden, più dolce, più adatto ai bambini, a un granny in cui l'acidità è molto più esaltata, magari per un pubblico più adulto o più raffinato. Nel mondo dell'agricoltura e dei trasformati parliamo ora delle persecche, cioè un metodo antico per conservare in questo caso la mela, e qui ritorna una tradizione, Fabrizia. Certamente. Vediamo anche questa particolare tecnologia. Certo, allora le persecche, come ha ricordato lei, è un procedimento molto antico atto a conservare le mele per la stagione invernale, in quanto ricche di portare un apporto molto di carboidrati e energetico. Abbiamo cercato di ripetere questo con una tecnologia moderna. Abbiamo una pelatrice che taglia le mele in maniera uniforme, e poi un essiccatore che essica le mele e anche l'altra frutta che essichiamo a basse temperature, perché è molto importante, in modo che restino invariate le caratteristiche organolettiche. E tutto questo per poter apprezzare la mela anche in altri periodi dell'anno, ma come peraltro tutti i prodotti che abbiamo visto oggi, per poter valorizzare questo prodotto. Certamente, questo è l'obiettivo della Mela Vispa.